Incurante della convocazione del Tribunale Supremo di Madrid, la politica indipendentista catalana Marta Rovira questo venerdì ha preso la via dell'esilio, come lei stessa afferma in una lettera pubblicata sul sito del partito. Il Tribunale potrebbe decidere già nelle prossime ore a favore di una sua detenzione preventiva. Nella lettera la donna parla di una decisione sofferta e difficile. Numero due del partito, la Rovira è la settima personalità della regione a fare questa scelta dopo la dichiarazione di indipendenza del 27 ottobre scorso. Sempre giovedì la Rovira non ha partecipato neppure al voto per eleggere come presidente del Parlamento regionale Jordi Turull, anche lì convocato in tribunale. Turull però si è presentato e accusato di ribellione, in altre parole di tentato colpo di Stato anche se a livello regionale, insieme ad altri 12 politici, tra cui l'ex presidente della Catalogna Puigdemont.